Buonasera, no, non era. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti voi, bentrovati. Bello, quanti siete? È una Sì, bella un serata sacco di... dedicata all'ipnosi e alla psicoterapia. Connessioni, utilizzi, applicazioni, ma anche matrici. Matrici. Matrici di cui la mente ha bisogno, no? O forse matrici che la mente genera, chissà. Questo Vedremo, vedremo. Lo scopriremo stasera. Esatto. è sì, non solo vivendo. Va bene. Allora, direi che siamo online e che verifichiamo un attimo con i nostri followers se diciamo sono tutti, cioè ci sono problemi di audio, video o quant'altro. Ci danno un po' di feedback sul video, qualità audio, qualità video. Tutto perfetto. Ottimo, iniziamo alla grande. Oggi iniziamo alla grande, sì, iniziamo molto bene, iniziamo alla grande, iniziamo con salutare, direi, in prima istanza, oltre a ringraziare il nostro Alessandro Campidori, che è sempre così pronto, così smart e in grado di farci partire in tutte le situazioni, no? Anche, diciamo, quelle. Stasera è molto fortunata, però non è stato sempre così, diciamo, nella nostra storia mediatica. Quindi io voglio ringraziarlo a nome di tutti per tutto quello che fa per noi Alessandro ogni giorno. E poi saluto i nostri allievi della scuola di psicoterapia Eric Fromm, di cui mi fregio essere il direttore e che sono con noi questa sera. Inoltre ringrazio anche i nostri tirocinanti, oltre che i nostri allievi, quei tirocinanti che ogni anno, anzi ogni semestre, rinfocolano sempre quel crogiuolo di cambiamento e di bellezza, no? Di energia nuova che continuamente approda al polo psicodinamiche. E naturalmente, Sava Sandir, saluto il professor Ennio Foppiani, nostro mentore, nostro anche coordinatore dell'area dell'ipnosi per la scuola di psicoterapia Erich Fromm, e naturalmente i colleghi del CIX, oltre che Paolo e Guido, naturalmente anche, spero di non saltare nessuno qui nella nostra lista di attendees. Saluto Milena e poi Foppiani, Mario Canovi e certamente, qualora si fosse collegato, anche il dottor Ezio Benelli, che anche lui a suo tempo si formò con Granone. Bene. Io direi che per quanto riguarda il rapporto tra l'ipnosi e la psicoterapia, in questo caso stasera sarò apprendista, più che direttore e docente. Tuttavia mi concederete comunque la possibilità di intervenire con delle domande, spero non troppo ovvie, ma che permettano a tutti noi No, di capirci un po' meglio. non esistono domande ovvie. Beh, io sono abbastanza invece brava. Sono molto ovvie. Cintura nera di domande, no. Perché nella domanda ovvia si nasconde anche il tentativo di, come dire, di non tanto di rispondere ad un quesito quanto di appianare una mia condizione, che è quella di aver bisogno di fare sempre delle libere associazioni, quindi qualche volta faccio delle domande che sono anche un po', come dire, dei ponti che mi portano poi a delle nuove catene di significazione.
Bene, vi lascio la parola, organizzatevi pure voi ragazzi su come volete introdurre l'argomento. Perfetto, guarda Irene, grazie mille. Grazie per la presentazione e ringrazio anch'io tutti i partecipanti che, insomma, fa sempre bene al cuore vedere che c'è Questa così sera tanta sono davvero gente. molti, sono Sì. davvero tantissimi. Sì, davvero. Quindi è molto bello vedere che c'è tanta curiosità anche rispetto a questo tipo di argomenti, a questo tipo Sì. di concetti e di strumenti. Sì, cominciamo allora a fare un primo distinguo, cerchiamo di capire qual è la differenza tra nell'ipnosi in rapporto alla psicoterapia, qual è la differenza tra strumento, metodo, magari facciamo anche un po' di chiarezza, diciamo, sul piano de dell'impostazione concettuale che diamo. Certo, allora guarda, io mi rifaccio un attimino anche a quello che i nostri studenti, insomma, chi sta visualizzando questo intervento può recuperare anche dalla lezione di Ennio Donatella. Quindi riprenderei anche un attimino la definizione di ipnosi, anche soltanto per rinfrescare e riverdire un pochino la memoria di chi ha già partecipato all'altro webinar. Perfetto. Sostanzialmente è importante capire che per Granone, ad esempio, esisteva l'ipnotismo e l'ipnosi, laddove l'ipnotismo è lo strumento, quindi la procedura, e l'ipnosi invece è uno stato mentale. Adesso, per facilitarci anche un pochino la trattazione, utilizzeremo come sinonimo di ipnotismo quello di ipnosi, che nell'accezione comune è diventato lo strumento, e utilizzeremo il termine trance invece per in qualche modo ricondurci allo stato mentale, perché è più di uso comune e quindi facilita anche molto chi eventualmente ci sta ascoltando a recuperare delle conoscenze che già ha, in modo tale che non si senta spaesato. Pertanto, l'ipnosi diventa quindi una procedura che ci permette di indurre nel paziente uno stato di trance. E lo stato di trance è uno stato dinamico nel quale il paziente può apportare sostanzialmente delle modificazioni qualitativamente e quantitativamente rilevabili a diversi piani di complessità, addirittura ad arrivare a livello di peptidi. Quindi stiamo parlando di piano somatico, viscerale e quant'altro. E già questo è molto importante perché ci permette poi, no, la trattazione rispetto alle varie al fil rouge che lo vede un protagonista nelle varie in realtà scuole di psicoterapia in generale, però ci arriviamo piano piano. A questo vorrei anche un attimino fare un richiamo al monadismo plastico. Sì. Monadismo plastico è un concetto che Granone, come tanti altri ipnotisti e ipnologi, hanno derivato da Braid, che molto concretamente, lo faccio veramente come se fosse un ripassino di senso comune, è un'idea che diventa concreta, che diventa realtà. Quindi è una modificazione che a livello di pensiero diventa attuata a livello somatico, viscerale o quant'altro. Ed è un nodo saliente perché è quello che ci permette, tra l'altro, di comprendere quanto effettivamente il paziente che abbiamo davanti stia andando in uno stato di trance, ossia già in uno stato di trance. Quindi questi sono i primi concetti che mi piacerebbe puntellare. Poi vorrei introdurre altri concetti che sono presenti naturalmente nella trattazione di Granone, però sono anche molto ben evidenziati, ad esempio gli Spiegel, che sono la focalizzazione, la concentrazione e l'assorbimento. Questi tre concetti sono fondamentali, perché quando noi poi andiamo a vedere come l'ipnosi effettivamente viene declinata nei vari, no, supporti teorici che poi fondano il pensiero di una scuola di psicoterapia, la troviamo in qualche modo, passatemi il termine, imbrigliata in protocolli un pochino stringenti, però che effettivamente la rendono efficace per un utilizzo specifico. Però adesso ci arriviamo. Perdonatemi se ho fatto un po' questo recap Ci un voleva po' precisino, no? un po' di concetti iniziali per poi cominciare poi a parlare
tutti quanti lo stesso. Esatto. Ci sciogliamo un po' così. Poi, naturalmente, se ci fossero dei dubbi, noi siamo qui per rispondere proprio a questi, perché anche l'impostazione che abbiamo voluto dare con Guido, che ringrazio di sostenermi in questa, e che sostengo a sua volta in questa serata, è proprio quella di una chiacchierata tra amici, tra colleghi che si confrontano rispetto al proprio bagaglio culturale, che non è soltanto una matrice teorica, ma anche tutti gli strumenti che noi abbiamo mutuato dalla nostra esperienza, perché ovviamente ognuno di noi, lo vediamo, ha fatto corsi differenti. Ad esempio c'è l'MDR, adesso va molto di moda la mindfulness, che comunque tra l'altro è uno strumento che muta già da diverso tempo. C'è sempre stata una passione della psicologia per tutto ciò che è di derivazione fondamentalmente di meditazione. Abbiamo Jung, lo stesso Fromm la cita più volte e scrive dei testi approfonditamente e profusamente su questo. E ci stanno anche altri protocolli. Però adesso, anche per far capire che parliamo tutti quanti un po' lo stesso linguaggio, esistono tantissime scuole di psicoterapia. C'è Grassi che ne conta circa 753, però io penso che ormai adesso, mentre contiamo, sono un po' come le bombe che vengono disarmate, no? Aumentano perché giustamente ognuno di noi crea nel corso della propria esperienza, non soltanto grazie alla comunicazione con altri colleghi, una propria etica, una propria epistemologia e una propria pratica clinica che cerca in qualche modo di rendere sempre più trasmissibile. E se noi volessimo creare dei macro insiemi all'interno delle quali inserire queste scuole, possiamo naturalmente trovare gli orientamenti psicodinamici analitici, quelli psicodinamici non analitici, le scuole che io definisco neuroscientifiche, dove abbiamo tutte le scuole neurobiologiche, la PNEI, la SIPNEI e via discorrendo, cioè tutta una serie di scuole che si occupano prevalentemente dell'aspetto psicosomatico, o comunque sia di un aspetto fisiologico un pochino preponderante rispetto a quello concettuale della mente. Poi naturalmente questa declinazione sfuma all'interno dei vari continuum, però questa è una macro classificazione. Dopo ci stanno delle scuole che sono un pochino più specifiche e sono un pochino più tagliate. Oh, Irene, ti sei sdoppiata. Irene, è un fenomeno ai limiti della, diciamo, della realtà. Ai limiti della realtà, ok. Per non dire ai limiti della psicopatologia. Ai limiti del Matrix, proprio. Quando parlavamo di matrici, ecco che no, ci ripiombiamo dentro. L'altro si era fermato in una posizione estremamente suggestiva, perché era comunque, sembrava concentrata. Esatto, sembrava che stessi dicendo una cosa interessante, invece no, si era bloccata. E poi naturalmente ci può darsi che io fossi bloccata in un pensiero interessante, che era troppo interessante, e quindi provava resistenza. Lo spero vivamente. Poi naturalmente ci stanno due scuole che sono molto interessanti anche per la trattazione, che incuriosisce molto spesso chi si approccia all'ipnosi, che sono le scuole che nascono in California. Quindi in particolare la scuola di Palo Alto, dove vede, no, la crescita e l'evoluzione di psicoterapie basate molto sul linguaggio e sull'ipnosi, che daranno poi in qualche modo vita a personaggi grandiosi come ad esempio Erickson, piuttosto che Václavic, piuttosto che tutte le scuole sistemiche che sono arrivate anche a noi e che sono parte fondamentale. Certo, non dimentichiamo anche quello un pochino più di matrice italiana, cioè ad esempio la scuola psicosintetica, che effettivamente è una scuola analitica interessante. Poi ci stanno altre scuole di pensiero come il costruzionismo, il costruttivismo, che derivano anche molto da matrici filosofiche. Quindi questo per dire che cosa sostanzialmente? Che la psicoterapia da tempo, e adesso qui mi aiuterete anche voi, naturalmente si interessa di come il pensiero e la matrice della comunicazione possano creare a volte dei gap. E questo viene declinato in diverse modalità differenti. Ognuna di queste psicoterapie, e qui cito uno psichiatra che si chiama Hay, che ha scritto un manuale di psichiatria degli anni 60, la prima edizione, che dedica tutto un capitolo sull'ipnosi
E lui sostanzialmente dice una cosa molto interessante, la faccio dire a lui, così non la dico io. Cioè, dice che tutte le scuole di psicoterapia si avvalgono di strumenti di matrice ipnotica, cercando a volte anche di superare dei limiti che potevano essere dovuti anche al tempo, perché ovviamente negli anni 60 c'era una concezione un pochino differente dell'ipnosi rispetto a tutte le consapevolezze che abbiamo adesso grazie agli, ai numerosi studi che vengono prodotti. Basti pensare che soltanto nel decennio tra il 2010 e il 2021 sono stati prodotti circa 20.000 studi in ambito medico, quindi non soltanto di matrice psicologica, che è una cosa molto interessante. Quindi c'è stata una consapevolezza differente di questo strumento. Tutte queste scuole quindi si sono dotate a loro volta di un protocollo, chiamiamolo così, ipnotico, del quale però poi a un certo punto si perdeva la radice iniziale. Quindi, ad esempio, l'oniroterapia, oppure le visualizzazioni guidate, cambiavano il nome dello strumento, si muovevano nel tempo in avanti, staccandosi sempre di più della matrice, e naturalmente, da un lato, potevano perdere, tra virgolette, di potenza dello strumento, dall'altra, però, guadagnavano in trasmissibilità, perché giustamente, come chiunque si approccia all'ipnosi, vediamo che non è tanto la tecnica la cosa importante, ma quanto avere in mente la procedura, perché questa è la vera sostanza dell'ipnosi, cioè la procedura. La procedura, come tutti gli strumenti, si muove nel tempo, quindi è una linea del tempo che ha un inizio, che ha un proseguimento, che ha un apice e che poi naturalmente viene alla fine. Quindi, perdendo questa consapevolezza, naturalmente poi si sono avute, capita molto spesso, poi chiedo anche ai colleghi, no? di sentire qualcuno che dice sì, stavo facendo questa pratica e poi mi sono reso conto che il paziente me l'ero perso. Perché effettivamente perdere il senso di uno strumento fa perdere anche la chiarezza della fenomenologia che ho davanti e quindi perdo in qualche modo di vista come poterla gestire. Ad esempio, sono famosissime le abbreviazioni di Anna Oh, quindi questi momenti catartici che durante l'ipnosi con Freud effettivamente la portavano ad avere delle consapevolezze rispetto a degli stati anche infantili, dei ricordi infantili, anche traumatici, che però portavano poi a una risoluzione, come se si sciogliesse un po' un nodo. Naturalmente, consapevoli di questo, è opportuno poi chiamare il protocollo dell'ipnosi in determinati modi. Tornando al concetto di prima, faccio un esempio molto, molto pratico. L'MDR è sostanzialmente uno strumento effettivamente molto efficace, soprattutto se utilizzato bene, se seguendo bene il protocollo e su determinati argomenti. Viene utilizzato tantissimo per l'elaborazione del lutto, per la risoluzione di eventi traumatici, nel PTSD e quant'altro. Ovviamente quello è uno strumento di matrice ipnotica ed è molto semplice capire il perché e il per come. Abbiamo citato prima tre concetti: focalizzazione, assorbimento e concentrazione. La focalizzazione solitamente è su uno stimolo, che poi possa essere interno o esterno, come nel caso dell'MDR. Perdonami se ho fatto il gesto fatto male, lo so, era solo per far capire che in qualche modo sapevo di che cosa stiamo parlando. C'è una focalizzazione su uno stimolo esterno, si porta il paziente ad un livello di assorbimento rispetto alle proprie sensazioni interne e lo si fa concentrare su un ricordo singolo. È esattamente una pratica induttiva, con uno script abbastanza stringente, perché comunque sia lo si porta sempre all'interno di quella situazione, però effettivamente si hanno numerosissimi effetti di trance. Saperlo aiuta. Solitamente noi, quando facciamo il corso, ad esempio, non chiediamo ai nostri discenti di eliminare qualsiasi strumento loro abbiano a loro disposizione, bensì di integrare all'interno di quel protocollo che già conoscono la consapevolezza che si tratta effettivamente di uno strumento ipnotico, che poi io lo chiami acqua Claudia piuttosto che acqua Ferrarelle, di acqua effervescente naturale sto parlando. Perdonatemi
l'associazione libera, ma qua la bottiglia. Quindi questo un po' per introdurre il fatto che ognuno di noi in realtà già nel proprio bagaglio possiede uno di questi strumenti, e che nel protocollarlo spesso se ne perdono dei pezzi, oppure si allungano tanto alcune fasi dell'ipnosi stessa, come ad esempio nel rilassamento progressivo. Il rilassamento progressivo di Jacobson o il training autogeno sono dei rilassamenti molto lunghi, che a volte procedono addirittura per sedute intere prima di arrivare alla fine. Però fanno parte prevalentemente di quella che noi definiamo il momento dell'induzione. Dopodiché bisogna arrivare anche a un lavoro. Noi lo vediamo ad esempio anche in Porges. In Porges, tra l'altro, una lezione che sarà molto interessante, è fondamentalmente questo: concentro le emozioni in una sensazione, in uno stimolo, e poi lo rilascio. Però precedentemente c'è un momento di concentrazione, rilassamento, assorbimento e via discorrendo. Dopo c'è il lavoro. Quindi è molto importante, secondo me, capire ben questo, che l'ipnosi è sostanzialmente uno strumento molto potente, poliedrico, e adesso lo vedremo anche con Guido quanto lo è, e che va valorizzato e compreso quando, no, lo si possiede già. Eventualmente bisogna essere più consapevoli di quello che si va a fare per ottenere un risultato migliore, soprattutto nell'ottica di una migliore condizione del paziente, quindi di migliorare la sua sintomatologia. Per questo io definisco sempre l'ipnosi come uno strumento laico. E adesso, sì, certo, io mi chiamo Granone, sicuramente, però prima di arrivare all'istituto io ho fatto una scuola di psicoterapia, che era la SMIPI, di Riccardo Roni e di Bertolino, dove appunto la matrice laica dell'ipnosi era evidente, perché all'interno stesso del contesto noi potevamo apprendere gli strumenti di tutte le matrici culturali, di tutte le grandi scuole. E tra l'altro anche questo permetteva di utilizzare determinati protocolli, come ad esempio quelli cognitivo-comportamentali, che sono ottimi per il decondizionamento, ad esempio, con però un percorso in ipnosi. Quindi magari un flooding progressivo rispetto ad alcune situazioni vissute come fobiche, pericolose o quant'altro, che portavano esattamente a quello che, no, si vorrebbe ottenere, però con meno fatica da parte del paziente. Perché anche questo è un altro concetto molto importante: l'ipnosi è come un catalizzatore. Un catalizzatore, da un punto di vista chimico o biologico, è semplicemente una molecola piuttosto che un elemento che facilita una reazione senza prenderne parte. Quindi non viene mai sprecato, chiamiamolo così. Però permette a quell'avvenimento, a quella manifestazione, di prendere vita con una minore necessità di energia. Quindi facilita molto, no, ad esempio, invece di vedere una montagna, facilita molto vedere una collina. È già molto più, in qualche modo, fattibile per un paziente avere questa percezione rispetto ad un problema. Quindi è per questo che, secondo me, l'ipnosi è utile a tutti quanti, è ancora più utile se riconosco già di utilizzarla e quindi capisco quello che faccio e quello che vedo, ma soprattutto è utile perché è laica. Sostanzialmente può essere utilizzata in qualsiasi scuola, con qualsiasi matrice epistemologica, culturale o quant'altro, sia in ambito psicologico che in ambito medico, e soprattutto permette di utilizzare delle cose che sono fisiologicamente alla portata di tutti per perseguire il loro obiettivo. Certo è che naturalmente bisogna fare ovviamente delle attenzioni particolari a soggetti un pochino più fragili, o comunque a creare una bella esperienza, ma questo è sottinteso, fa parte del nostro codice deontologico. Comunque, per sottolineare ancora di più il fatto che l'ipnosi sia uno strumento laico, tutti gli autori ne hanno trattato prima o poi. Adesso faccio un esempio molto più banale: se noi andiamo a prendere il manuale di Rovetto, che abbiamo studiato tutti quanti, o quello il Canestrari, in entrambi c'è un capitolo sull'ipnosi, sulle pratiche ipnotiche. Nei manuali di psicopedagogia del liceo c'è tutto un capitolo dedicato all'ipnosi, perché naturalmente, tornando al discorso di prima, questo tipo di procedura è una procedura che è alla portata di tutti,
lo possiamo utilizzare tutti nel nostro ambito, naturalmente, con le nostre finalità e relativamente alla nostra professione, ed è possibile in qualche modo aiutare tutti i nostri pazienti anche soltanto a rilassarsi di più. Tornando invece a fare un passo indietro, perdonami, poi Guido, quando vuoi intervenire, sono un chiacchierone, vuoi intervenire mi fermi tranquillamente. Importanti, dove se poi naturalmente ci sarà il tempo mi aggancerò un pochino, perché in effetti tutto quello che hai detto, in particolare due concetti, sono importantissimi. Credo per chi ha un approccio all'ipnosi, per usarlo poi naturalmente come uno strumento anche all'interno delle proprie pratiche, del proprio lavoro in generale, perché diventa qualcosa che si integra bene, proprio perché costituisce il DNA di tutta una serie di, ma come giustamente dicevi te, no? Non va a snaturare qualsiasi tipo di approccio, ma anzi va semplicemente a reintegrarlo, riprendendo anche delle parti che lo costituivano proprio. Ed è per questo che diventa un momento intenso, un valore aggiunto sicuramente grande, perché fornisce anche qualcosa di alternativo rispetto a, di alternativo e di, come dire, utilizzabile senza tutta una serie di requisiti che invece magari il psicoanalitico richiede. E tutto questo diventa indispensabile proprio in una, nell'ambito di una terapia. Certo, anche perché, tornando a questo discorso, è effettivamente uno strumento complementare a tanti altri. Quindi completa, ad esempio, quando noi vediamo la pratica delle associazioni libere, soprattutto molto ortodossa, in realtà è esattamente questo. Certo. È un processo di ipnosi all'interno del quale lo stimolo sono le parole. E più associo parole, e più vado in uno stato di trance profondo, e più naturalmente abbasso il mio livello di critica e posso eventualmente utilizzare delle risorse che sono a portata di mano. Cioè, proprio ed è anche, critica, infatti, anche. Esatto. Ed è anche molto bello vedere come lo stato di trance o comunque l'ipnosi è in qualche modo compatibile con qualsiasi tipo di topica. Cioè, se noi utilizziamo ad esempio una topica io super io S, piuttosto che una procedura psicocognitivo, scusatemi, il cognitivo comportamentista, sono sempre così, è sempre complementare, funziona sempre nello stesso modo ed è sempre sposabile con qualsiasi tipo di approccio, quindi effettivamente è qualcosa che abbiamo nel DNA. Tra l'altro le applicazioni sono le più disparate. Quando noi andiamo a prendere ad esempio Erickson è affascinantissimo. Lo so che sembra strano, io sono granone, parlo di Erickson, però Erickson effettivamente è affascinante perché aveva una capacità tale di riuscire a costruire di per sé delle induzioni dalla sua intuizione, riusciva ad intuire di volta in volta cosa fosse più consono per indurre nel paziente la trance. E tra l'altro la cosa importante che va detta è che naturalmente Erickson ha anche tutta una componente di ricerca, perché nelle nuove vie dell'ipnosi, che tra l'altro in prefazione nel 78 viene in qualche modo prefatta da Granone stesso, che ci teneva molto alla traduzione di quel libro, appunto racconta come avesse ripreso tra l'altro alcune tecniche di induzione di Braid per degli esperimenti a livello universitario. È molto interessante tutto questo aspetto, e soprattutto le applicazioni sono le più disparate. Possiamo andare da sintomi depressivi, l'ansia, disturbi alimentari, disturbi della condotta alimentare, alcuni tipi, questo lo dice ad esempio Hay, di disturbi della personalità. Possiamo naturalmente andare a lavorare sulla gestione, il controllo del dolore nei pazienti che magari sono oncologici o che hanno delle malattie degenerative. Possiamo lavorare sul dolore acuto, anche qualora si manifesti, anche in piccoli interventi di routine ortopedica. Qua mi sono scritto tutto ciò che riguarda ad esempio l'aspetto psicosomatico. Se noi andiamo a prendere il libro di Grydek, il libro dell'S, troviamo naturalmente nelle varie epistole che lui crea
in questo bellissimo libro anche l'utilizzo dell'ipnosi. Tra l'altro, Grideck è uno psicosomatico antelitteram, riconosciuto dallo stesso Freud, che lo difese rispetto ad altri autori di quel tempo. Quindi sono molto interessanti anche queste variabili. Ad esempio, citando Riccardo Nani Bertolino, lui è famoso per aver utilizzato l'ipnosi nel suo studio sulla guarigione dalle verruche, l'acne, poi naturalmente la prossima lezione io invito tutti quanti a partecipare, perché lì vedremo proprio i fuochi d'artificio rispetto a questo tipo di trattazione nello specifico, e secondo me merita tantissimo risalto con il professor Giannini e il professor Facco. Effettivamente si parlerà in modo profuso di questo tipo di argomento, e naturalmente quello che io definisco il change behavior, quindi il cambiamento comportamentale, e anche qui utilizzo questo termine proprio per far vedere che posso utilizzarlo esattamente come lo farebbe un cognitivo comportamentale, un comportamentista, un cognitivista, proprio per questo motivo, perché è uno strumento che va trasversalmente. Lo utilizza Beck e lo cita nel suo libro sull'ansia e le fobie, e pertanto anche questo è un'assunzione del fatto che effettivamente fosse uno strumento molto utilizzato. Certo è che se noi andassimo a prendere ad esempio un libro come questo che avete studiato tutti quanti, l'ho studiato pure io ogni anno me lo rileggo, La storia della psicologia di Legrenzi, ovviamente viene un pochino misconosciuta l'ipnosi, perché ovviamente è uno strumento anche un pochino scomodo, perché nella sua storia è stato un po' controverso, ma non è controverso lo strumento, eventualmente sono state controverse le personalità che ne hanno abusato. Allora lì sì, diventa più una situazione concettuale ed etica, ma ad oggi è uno strumento appunto del tutto utilizzato, ampiamente utilizzato e ripreso anche in nazioni come la Francia, che per un lungo periodo l'ha visto quasi demonizzato, al punto tale che ci sono dei protocolli fissi all'interno dei più grandi ospedali. Questo è un sintomo molto importante, che è uno strumento che esiste nella nostra storia dagli albori, quindi da prima ancora che capissimo che ad esempio l'oppio, come dice Facco, facesse bene e gestisse il dolore, l'abbiamo sempre utilizzato e in qualche modo protocollato in diversi modi. Il famoso sonno che cura, quindi i tempi di Esculapio ad esempio, tutto quello che riguardava un pochino anche le varie procedure durante il 1800 per amputare fondamentalmente i soldati durante la secessione, quando mancava la morfina. Spiegel stesso, e poi qui cedo il passo perché sto parlando anche troppo, Spiegel stesso, cose interessanti ti stiamo a ascoltare, no? Meno penso se dicevo cose poco interessanti, vagliate finta. Ok, Spiegel stesso racconta come durante la Seconda Guerra Mondiale lo utilizzasse durante la campagna in Africa per portare del sollievo alle truppe che venivano in qualche modo ricucite negli ospedali da campo. Quindi ecco, l'importante, chiudendo un pochino il cerchio, è capire qual è il nostro approccio epistemologico, la nostra matrice culturale, capire che questo strumento va utilizzato naturalmente in un rapporto di fiducia reciproco, e quindi un rapporto che sta all'interno di un setting molto chiaro, qua dentro, non soltanto nello studio, e soprattutto come utilizzarlo e perché, qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Una volta che sia questo, lo posso utilizzare veramente in tutta la miliade di scuole che esistono. C'è stato, e veramente chiudo perché poi basta, una nostra studentessa l'anno scorso ha fatto un bellissimo lavoro, lei è una costruzionista, un bellissimo lavoro di ricostruzione delle parti del sé con l'ausilio dell'ipnosi, o meglio, più consapevole del fatto che stesse già utilizzando l'ipnosi. Infatti ha avuto dei risultati che erano un pochino inaspettati da parte sua, naturalmente superando quelle che poi sono, no,
le piccole fenomenologie che possono capitare, come l'aberrazione, che a volte può essere un pochino fraintesa, però è riuscita ad ottenere dei risultati soddisfacenti sia per lei e sorprendenti per la sua paziente. Quindi è sempre importante capire che al centro di tutta questa storia c'è il paziente. Noi siamo lì accanto, cerchiamo di dare delle indicazioni per quanto possibile, diamo una mano in alcuni momenti e poi però potenziamo il nostro paziente o cliente a seconda della scuola di psicoterapia per proseguire il percorso da solo. Quindi questo è un pochino il pensiero che ci tenevo a passare come, no, connessione tra quello che è stato detto nella prima bellissima lezione di Ennio e Donatella e quello che poi sarà effettivamente completato con Rocco e con Enrico. Adesso ho sentito una voce, anche tu l'hai sentita? Sì, è venuta fuori una voce così che semplicemente voleva fare il suo intervento. Ok, ti cedo la parola, Guido, anzi scusa se ti ho preso tutto questo tempo. Ma stai scherzando, anzi grazie di tutte queste cose che hai detto, perché sicuramente hanno chiarito dei punti fondamentali e mi aggancio proprio all'ultima cosa che hai detto per rimarcare proprio quanto questo... quindi calandoci un pochino su quello che è anche il mio campo più specifico, quindi calandoci nella realtà clinica dell'approccio psicoterapeutico che utilizza l'ipnosi come un momento fondamentale. Mi riattacco proprio all'ultima cosa che hai detto, perché l'ipnosi diventa un patrimonio essenziale proprio per la persona che pratica, che va in trance, diciamo così, che su cui viene fatta la trance. La trance stessa è qualcosa che diventa un patrimonio fondamentale della persona che viene indotta. Perché questo? Perché oltre all'utilità specifica per cui si usa l'ipnosi, per esempio all'interno di una terapia, ci sono tutta un'altra serie di valori aggiunti che l'ipnosi conferisce, per esempio proprio quello, uno su tutti, di allenare degli strumenti fondamentali per la vita, come per esempio l'attenzione. Prima hai parlato di monoideismo plastico, no? E quel prefisso mono che dette Granone, di cui parlò Granone, fu proprio quello che si riferiva all'idea che qualcosa veniva concentrato proprio su un punto. E quel qualcosa richiamava tra le varie funzioni proprio anche l'attenzione, che a volte mi piace dire è un muscolo, e però non siamo così tanto abituati ad allenare per farlo diventare importante e potente. In un contesto sociale, attuale, storico, in cui l'attenzione distribuita, quella diffusa fra 100.000 stimoli, ci fa... fra l'altro vivere una realtà che porta anche a tanta sintomatologia, abbiamo tanta ansia, abbiamo tanti attacchi di panico, in crescente, almeno per quello che riesco a vedere io dal punto di vista clinico, dal punto di vista statistico, sono fenomeni estremamente crescenti. Certo. Oltretutto nell'estrema attualità si viene investiti anche dal periodo pandemico che ha accentuato tantissimo tutti questi processi. E proprio anche in questo momento pandemico c'è stato, si è visto tanto quanto il rapimento dell'attenzione da tantissimi stimoli che vengono dall'esterno possa creare poi il sintomo. Qui si parla di fare la cosa opposta, cioè focalizzare talmente tanto l'attenzione e altre funzioni cognitive, ma interne, che tanto da arrivare a rendere tangibile l'effetto, come dicevi te prima, no? Arriviamo addirittura all'organo, arriviamo addirittura a rendere anche, diciamo così, fra molte virgolette, perché mi piace sempre mettere, oggettivamente a coinvolgere un organo che ha un effetto. Certo. Parliamo di analgesia, parliamo addirittura di anestesia, se vogliamo, parliamo di tante cose, però si arriva in modo puntuale con l'ipnosi. Quindi, come dire, utilizzare l'ipnosi all'interno di un percorso terapeutico può voler dire intanto avere un approccio, mi viene da dire sintetico, oltre che analitico, perché
la psicoanalisi è molto bella e molto affascinante, ma a volte si fatica, oltre allo strumento analitico, che è molto molto presente in tutte le scuole, si fatica e si procede proprio in quel senso a cercare lo strumento invece che è terapeutico. Quindi fatta l'analisi, e a volte solo l'analisi diventa terapeutica, però poi dopo come si arriva anche a trovare l'effetto? A volte c'è l'urgenza del sintomo, per esempio. L'urgenza del sintomo, perché se io ho un attacco di panico, è certo che con una buona psicoterapia riesco a arrivare alla causa e probabilmente anche dissolverla, quindi quell'attacco di panico non ce l'avrò più. Però nell'immediato inserire un momento di ipnosi può voler dire intanto migliorare la qualità della vita. Certo. Migliorare la qualità della vita perché si attua, fondamentalmente si va a dare una direzione all'intervento. In questo caso abbiamo una conversione psicosomatica, perfetto, noi facciamo un intervento somatopsichico, invertiamo un po' per giocare i termini e con l'ipnosi riusciamo per esempio ad aiutare intanto a evitare il sintomo, per avere poi anche il tempo di vedere anche tutto il resto. Certo. Con un'accentuata abilità della persona che sia davanti, che sia cliente o paziente a seconda della scuola, di avere una focalizzazione dell'attenzione che gli permette anche di attuare una presenza mentale che, come dire, gli fa assorbire estremamente più rapidamente anche quelli che possono essere i progressi dati dall'intervento terapeutico. Quindi Certo. sono proprio due cose che si compenetrano bene, la psicoanalisi e l'ipnosi. E se si riesce naturalmente a ridentificarla come un momento, come un protocollo, come una procedura che va seguita naturalmente, ma che si inserisce all'interno di altri tipi di protocolli, si arriva ad avere uno strumento eccezionalmente potente. Per esempio, ora citando naturalmente poche cose, ma c'è tutta una casistica anche nella mia, per esempio, esperienza clinica, in cui affiancare la psicoanalisi con l'ipnosi ha voluto dire proprio questo, cioè cercare subito la scomparsa del sintomo e poi dopo naturalmente lavorarci perché quel sintomo possa non comparire di nuovo. Per esempio, ho avuto dei casi particolari come quello, cioè sono stati più di uno, della paura di guidare. Non so se può avere una casistica proprio relativa a questo momento, anche considerando la pandemia e tutto quanto, però io ho avuto tanti casi in questo periodo, in questi ultimi 2 anni, in cui c'era paura di guidare, di persone che hanno sempre guidato la macchina, che non hanno mai avuto problemi in questo senso e che poi dopo si ritrovavano o a non poter fare più determinate strade, tipo l'autostrada, o proprio a non salire più in macchina. E con l'utilizzo dell'ipnosi questo si può naturalmente alleviare tanto. Per esempio, in questo caso mi sono orientato più su un discorso di ipnosi progressiva. Poi naturalmente anche questo potrebbe essere approfondito, il fatto dell'ipnosi regressiva, progressiva o di altro tipo. Comunque questo, un'ipnosi progressiva ha fatto tanto, per esempio, in questo senso. Guido, Sì, dimmi, Irene. dicevo, anche per il nostro pubblico, vogliamo brevemente spiegare la differenza tra regressiva e progressiva? Sì, qua io credo che Volentierissimo. Paolo possa darci il suo aiuto. Brevemente, in Certamente. sintesi. Sì. Voilà, molto in sintesi. Noi viviamo nel tempo, quindi c'è il momento presente, il futuro e il passato. Naturalmente, con la mente noi possiamo prevedere il futuro, il nostro cervello è un elaboratore potentissimo, no? Io ad esempio riesco sempre a capire quando mi sta per chiamare mia madre, non so se capita a qualcuno di capire quando qualcuno lo sta per chiamare, però più o meno ci riusciamo. Certo non è magia, è semplicemente una grossa possibilità di calcolo. Ecco, se noi utilizzassimo appunto l'ipnosi con una metodologia progressiva, noi riusciamo a portare il paziente
vividamente, come se fosse una rivivificazione di un evento che ancora non deve accadere, ma che può accadere nel futuro. E quindi lo aiutiamo, ad esempio, ad uscire dalle impasse. Questo Guido naturalmente ha parlato in questo caso della problematica della guida, ma può essere anche semplicemente una scelta, no? Un bivio tra due scelte però esistenziali molto potenti che mi mettono una forte angoscia. E quindi portare il paziente al di là della scelta, laddove lui è sereno, tra 5 anni sta bene, ha già compiuto tutto quello che deve compiere, gli permette di fare una reverse engineering rispetto a come ha portato avanti la sua scelta. E questa è l'ipnosi progressiva, quindi il protocollo progressivo per l'ipnosi. Poi abbiamo altri due termini che sono molto interessanti. Una è l'ipnosi regressiva, che è famosissima perché è la parte più esoterica dell'ipnosi, quindi la nostra capacità di andare a recuperare. Nella vita precedente, per esempio, sono stato Cleopatra. Esatto. Io no, non so perché sono sempre il gobbo di Notre Dame, però... Lo dico in modo provocatorio perché mi viene fatta spesso questa domanda, quindi posso vedere la mia vita precedente? Ok. Assolutamente no. No. La nostra scuola ritiene di no, per tanti motivi che adesso non stiamo qui a spiegare, ma naturalmente chi vorrà farci poi questa domanda nel privato gli risponderemo con calma e molto serenamente, non c'è problema. Però l'ipnosi regressiva è proprio questo, ci permette di andare a riprendere dallo schedario della nostra memoria tutti quei ricordi che non sono caduti nell'oblio. L'oblio è un fenomeno per il quale una traccia amnestica proprio non attecchisce e quindi non può essere ricordata. Però tutto quello che invece è stato rimosso, ad esempio, utilizzando un termine di meccanismi di difesa molto classico, molto tipico, può essere recuperato. Noi abbiamo due modi per recuperarlo. Uno è la rammemorazione, quindi riprendo il ricordo, mi ricordo che cosa è successo, anche adducendo particolari che magari mi potevano essere sfuggiti. E l'altra è la rivivificazione, quindi io rivivo il ricordo. Quando parlavamo dell'MDR, l'MDR sostanzialmente è questo, è un protocollo regressivo, cioè io ti porto a un ricordo e te lo faccio ricordare per tutto il tempo della terapia. Con l'ipnosi è una metodica un pochino più dolce, naturalmente, con tutta una serie di protocolli anche volti a tutelare il paziente rispetto al ricordo che potrebbe essere effettivamente molto gravoso. E questa è l'ipnosi regressiva. Poi c'è un altro tipo di ipnosi che tratta sempre il passato e che, permettetemi questo sorriso sornione, ma è la regressione d'età, che è molto simpatica perché è quella che prima, quando era ancora possibile fare l'ipnosi da palcoscenico, era fatta spesso dagli ipnotisti. Non sempre gli riusciva, molto spesso quelli che erano lì con loro sul palco erano semplicemente dei complici, però quando riusciva con qualcuno era interessante. La regressione d'età che cos'è? È riportare il paziente ad uno stato mentale tipico di un certo periodo della sua esistenza, quindi ad esempio l'età fanciullesca, quindi a 6 anni, lo riporto a 6 anni e lui riproporrà esattamente lo stesso assetto di personalità, gli stessi comportamenti, addirittura alcune volte anche lo stesso timbro di voce tipico di quell'età nella sua storia. Ovviamente questi sono spiegati molto per sommi capi. Poi naturalmente l'ipnosi regressiva viene molto spesso utilizzata anche come recupero di risorse che pensavamo di aver perso, oltre, no, naturalmente alla progressiva, che abbiamo detto che è più la capacità di sentirsi forti di una decisione che si è presa, quindi anche per migliorare le attività di coping, le capacità di coping. Quindi spero di aver chiarito un attimino, fatto la piccola digressione definitoria. Perfettamente, però siccome questa era sicuramente una curiosità molto grande delle persone che stanno guardando, era giusto anche proprio puntualizzare, quindi anzi grazie, perché sicuramente avrai risolto una domanda che aleggiava nella non scritta, ma che poi ha fatto nell'etereo. È stata Irene a portarla per tutti. Perché fra l'altro, ecco, quindi adesso non per tutti sarà più chiaro, come per esempio appunto una cosa come la paura di guidare è stata risolta, direi egregiamente, almeno nella sintomatologia, e poi dopo comunque continuate a trattare con l'ipnosi progressiva, così come anche con l'ipnosi progressiva
e anche regressiva, per esempio è stata trattata qualcosa di un pochino più particolare che mi è successo, una ciclista, quindi una sportiva, una persona che lo faceva di professione, che non riusciva più ad andare a salire in sella alla bicicletta. Naturalmente con l'ipnosi progressiva lei si riconfigurava nel futuro, naturalmente durante la trance, come quella che saliva tranquillamente in bicicletta e riusciva a fare tutte le sue cose, e anche con l'ipnosi invece regressiva ritornava a quello che avevamo visto con la terapia psicoanalitica essere il punto che forse andava proprio a causare quel tipo di conversione, non un'altra, che derivava da un contesto infantile, che con l'ipnosi regressiva appunto andavamo a rivederlo e magari a rielaborarlo molto bene. Ma comunque casi veramente diversi anche da questi, per esempio l'agorafobia di una donna che non riusciva più a stare in spazi aperti, in particolare non riusciva più ad avere una vita sociale anche qui post pandemica, oppure l'ansia da prestazione, sia da prestazione lavorativa intesa come per esempio nel caso specifico di un imprenditore che non riusciva più a fare delle cose perché gli veniva un'ansia appunto molto forte da prestazione che gli dava tutta una serie di sintomatologie anche fisiche, oppure per esempio quella anche da prestazione sessuale, perché no? E poi anche casi dove era presente il dolore neuropatico oppure un dolore anche associato a una patologia come l'artrite reumatoide. E lì devo dire che in effetti il rapporto che si può avere con l'ipnosi è incredibilmente elevato. Guido, c'è stata una domanda sul canale YouTube, nella diretta streaming sul canale YouTube, una persona ha chiesto qual era, secondo te, il rapporto che Jung aveva con l'ipnosi. Per esempio, dal punto di vista della psicologia complessa, c'era l'utilizzo di una pratica, come prima diceva Paolo, no? Cioè, nel DNA di ogni approccio c'è qualcosa, c'era l'immaginazione attiva, che poi fu ripresa tanto anche dalla Marie-Louis von Franz, che fu ripresa anche da tutti, diciamo, anche le persone che hanno afferenti alla psicologia complessa. Nell'immaginazione attiva si arriva ad uno stato di coscienza modificati, modificazione della coscienza che è tipica proprio dell'ipnosi e che quindi naturalmente anche lì, oltre poi ad avere una connessione con l'ipnosi to cure, voglio dire Jung, scuola freudiana e scuola freudiana che veniva un po' da lì, quindi al di là di quello lo strumento specifico era quello chiamato dell'immaginazione attiva. Oltre a quella c'è anche la visualizzazione guidata di De Soglia, ad esempio, sì, è vero. Che è anche una un precursore di altri tipi di approcci, tutte le visualizzazioni guidate, l'oniroterapia, ci sono tantissime declinazioni dell'ipnosi in contesti dinamici, analitici. Effettivamente... Era proprio per questo motivo che mi piaceva utilizzare questa, diciamo, parte della puntata, per sottolineare il fatto che è molto vero il fatto che ci sia una trasversalità, no, dell'ipnosi rispetto ai vari approcci psicoterapici. Tuttavia, io credo che non si possa, diciamo, parlare della stessa trasversalità se non si tiene conto comunque di una teoria della mente, che deve comunque essere quella che tiene conto che ci sono delle parti che sono da qualche altra parte, no? Che ci sono degli spazi, delle stanze, come citando Tondelli, delle camere separate, che devono entrare in connessione. Ecco, laddove questo non è contemplato dal punto di vista, diciamo, della teoria della mente, dell'impostazione epistemica o ontica dell'uomo stesso, io credo che non sia così semplice parlare di ipnosi, perché ci sono anche delle persone o comunque delle correnti di negazione, diciamo, ecco, di questa possibilità.
e questo lascia a maggior ragione, diciamo, convinti del fatto che invece esiste come, no? Perché sappiamo che la negazione, per definizione, è una doppia affermazione. Quindi è vero che no, quindi però volevo anche dire che a proposito appunto delle scuole psicoanalitiche, volevo anche dire che a mio avviso una parte importante del rapporto tra ecco, Ennio dice che Jung tenne dal 1909 al 13 lezioni di ipnosi all'università, certo, infatti. Ecco, dicevo che comunque l'alleanza terapeutica o comunque il rapporto, il transfert, come in qualche modo lo vogliamo anche declinare, credo che possa giocare un ruolo talora anche facilitatore rispetto all'ipnosi. Certo, anche perché una cosa che naturalmente Guido ha sottolineato tra le righe, quando parlava di potenziamento del paziente, anche il fatto che poi il paziente, una volta che si appropria di uno stato mentale che gli compete, perché l'abbiamo detto, il cervello funziona così, è come una macchina, tutte le macchine hanno almeno 4 marce adesso, prima ce n'avevano magari solo 2, però una volta che si appropria anche della quarta, la macchina va anche in quarta, se c'è pure la quinta tanto meglio. Una volta che il paziente riesce a riconoscere lo stato di trance, gli trasmettiamo la capacità anche di andare in autoipnosi. E molto spesso accade, anche dopo delle sedute di analisi, che il paziente rifletta a tal punto su quello che è accaduto durante la seduta da riviverla para. È molto interessante anche questo. Erickson stesso ha una topica della mente dove c'è una parte consapevole e cosciente e una parte non consapevole, passatemi il termine, no? Di un subconscio. È molto importante naturalmente anche questo aspetto. Da un punto di vista fisiologico è esattamente la stessa cosa. Se noi prendiamo il cervello e volessimo andare a cercare la parte dell'inconscio e lo volessimo in qualche modo individuare a livello del ponte del midollo piuttosto che del bulbo, che del cervelletto, effettivamente sono delle zone che durante l'ipnosi possono essere sollecitate, perché così si spiegano ad esempio i cambiamenti di microcircolazione piuttosto che l'aumento o la diminuzione della temperatura, piuttosto che il totale, in qualche modo, no? Annullamento di una parte del corpo, la totale anestesia e analgesia di una parte del corpo. E per questo motivo, quindi, anche coloro i quali riducono l'esperienza umana semplicemente al corpo, come se fossimo semplicemente dei robot, in realtà avvalano ulteriormente queste tesi, perché parlano in termini differenti, naturalmente consapevoli di più da un punto di vista anatomico, però esattamente di queste topiche, che sono delle topiche che accompagnano tutti. Anche i comportamentisti a un certo punto si sono dovuti fermare a dire: scusate, va bene, quello ha fatto quella cosa, ma perché non ha fatto come gli altri 200? Perché c'è stato quel risultato? Tant'è che si parla di xenocomportamentismo, di neocomportamentismo. Quindi è ovvio che la parte, ad esempio, cognitiva è una filiazione diretta di quello, è un'emanazione di quello che diceva Watson. Quindi, permettetemi questa digressione, ripasso la palla a Guido. Sì, sì, ora non so bene quanto, come siamo messi, Irene, anche col tempo. Beh, abbiamo ancora 10 minuti. Ok, naturalmente, ecco, mi piaceva anche vedere se qualcuno aveva qualche domanda, non abbiate timore a scrivere le vostre domande, in modo tale che noi si possa anche fugare alcuni dubbi. Comunque, quando non ci sono domande ho sempre paura o di aver fatto addormentare le persone, ma non ho mai il dubbio di essere stato troppo bravo. Molti dormiranno, sì, di solito c'è questo fenomeno appunto onirico. No? Giustamente anche l'ora è tarda. Anzi, io ringrazio tutti i partecipanti che magari non hanno visto la partita della Lazio piuttosto che il film bello in televisione o la serie su Netflix per partecipare a questo incontro, che tra l'altro vi ringrazio per averlo reso così piacevole intanto. Sì, molto molto piacevole davvero. E fra l'altro vedo che c'è qualcuno che sta scrivendo, quindi questo mi dà sempre un buon... Eccoci. Vi sono pazienti con cui l'ipnosi è sconsigliata? Ah, bella domanda.
Allora, qui si apre un dibattito alla cui risposta intanto iniziamo con dipende. Perché ci sono Beh, per delle tante esempio, ci scelte. sarebbero i pazienti a cui la sconsiglio sono i coniugi di noi psicoterapeuti. Ah Cioè, beh, secondo quelli sono terribili. lo sento sempre me, sempre. i nostri partner non sono né analizzabili né ipnotizzabili, sarebbe meglio non farlo. Da noi sicuramente no. Da noi sicuramente Esatto, da noi. no. Allora, Vabbè, era una battuta per alleggerire un po', dai. certo, anche perché insomma ci vuole, a quest'ora ci vuole. È una Esatto. domanda a cui rispondo con dipende perché nella pratica clinica molti grandi autori non hanno riscontrato problemi con nessuno. Al limite hanno riscontrato una impossibilità di condurre il paziente in uno stato di trance perché abbiamo detto che fondamentalmente è un rapporto di fiducia. Quindi tutte quelle patologie che non prevedono che si possa instaurare con il terapista un transfert o un rapport, o un rapporto comunicativo o un RAI, ovviamente non è che è sconsigliata, è praticamente impossibile. Questa è la prima cosa. Poi ci sono naturalmente dei casi che nella letteratura scientifica vengono sconsigliati per non dare adito a grossi scompensi, quindi tutti i disturbi del pensiero, piuttosto che situazioni psicotiche, piuttosto che disturbi schizofrenici di personalità e a volte anche casi gravi di borderline, in cui o possiamo avere uno scompenso di quel tipo oppure proprio non riusciamo ad avere un rapporto perché come anche lo schizofrenico non si fida in realtà. E questo è un aspetto. Oltre a questo, ovviamente ci stanno delle necessità, cioè ci stanno proprio dei prerequisiti per andare in ipnosi, cioè la capacità di concentrarsi, la capacità di assorbire, no? Di lasciarsi assorbire dal proprio io e soprattutto di focalizzarsi su un'idea. Ovviamente questi prerequisiti a volte mancano nei grossi scompensi depressivi, quindi ad esempio nelle manifestazioni della depressione maggiore, quando si hanno proprio dei rallentamenti cognitivi, dove non ci stanno fondamentalmente risorse psichiche per portare avanti questo, o momenti di depressione molto acuta, dove effettivamente non ci sta proprio la capacità anche di permettere al paziente di concentrarsi su qualcos'altro. A volte in quel caso è molto più opportuno aspettare o che la farmacologia faccia effetto per ridurre un pochino la sintomatologia e poi iniziare a lavorare, o proprio che faccia il suo decorso l'episodio, in modo tale da poterlo potenziare successivamente dopo, anche solo in una sorta di prevenzione rispetto a riconoscere i campanelli d'allarme di quando arriverà il prossimo attacco. Quindi ecco, diciamo che c'è una specie di continuum che crea una matrice e dei vari disturbi che va dalla pratica clinica dove Spiegel dice io non ho avuto nessun problema con nessuno a effettivamente advertiser, chiamiamoli così, scientifici dove dicono effettivamente fate attenzione perché se non usate adeguatamente lo strumento rischiate di scompensare qualcosa che è latente piuttosto che effettivamente essere inefficace e dare una brutta immagine sia dello strumento sia dell'esperienza stessa al paziente. Quindi mi sento di dire questo. Tutto questo sta anche un po' nel fatto dell'ipnologo che, non, per esempio, una cosa di cui hai parlato tu prima, brevemente, molto brevemente, è l'abreazione, che è un fenomeno estremamente presente nella. Certo. E questo non significa che allora in quel caso era sconsigliata, ma anzi che ci sono le abreazioni e a volte possono essere anche abbastanza intense. Questo non significa che si è toccato chissà quale argomento, cosa che non si poteva toccare, cioè qui si parla comunque di portare a degli scompensi piuttosto gravi, insomma. Esattamente. Allora, Ennio dice che nei due campi supposti come controindicati, bambini e psicotici, è praticabile con idonea premetratura tecnica. Parametri. Sì, ad esempio, la dottoressa. Sì, ad esempio la dottoressa Orifiammi praticava, ahimè purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, praticava l'ipnosi con addirittura dei gruppi di pazienti psicotici, ma lo faceva in negativo, quindi piuttosto che farli di nuovo riassorbire dal loro mondo interno, li portava ad una maggiore consapevolezza del mondo esterno.
e guardate come ho appena citato la mindfulness, ok? Wow. Quindi effettivamente l'importante è sapere che cosa si utilizza per evitare naturalmente degli intoppi piuttosto che delle brutte situazioni. Allora, un'altra domanda, è un argomento, scrive Marina De Rose, è un argomento sì. che mi incuriosisce, ma su cui non so nulla, dunque chiedo scusa. Come si diventa ipnotisti? Bisogna essere psicologi e psicoterapeuti? Una medium, per esempio, pratica una sorta di autoipnosi? Allora, bella domanda pure questa. Grazie Maria. Un domandone, questo vale 100 milioni di dollari. Allora, sì, è vero. Prima cosa, per essere degli esperti in ipnosi, sicuramente bisogna afferire ad una professione di tipo sanitario. In particolare essere o psicologi, possibilmente psicoterapeuti per utilizzare alcuni tipi di protocolli, come abbiamo definito prima, quello della regressione ipnotica e dell'ipnosi regressiva, oppure medici. Naturalmente la differenza sta anche nel tipo di lavoro che si va a fare. Ovviamente il medico lo utilizzerà per delle pratiche mediche, vedi l'analgesia piuttosto che l'anestesia o quant'altro, mentre lo psicologo lo utilizzerà magari per un sostegno, per un lavoro un pochino sull'ansia, eccetera, eccetera. Lo psicoterapeuta invece lo utilizzerà in ambito psicoterapico, quindi anche con situazioni un pochino più gravi. Ovviamente questo è prerequisito. Per quanto si riguarda le medium, lì potremmo aprire libri e libri di ipnosi che vanno dal serio al faceto, perché ovviamente sì, le medium hanno delle grosse capacità di autoipnosi, poi ognuno di noi ha delle proprie credenze che in nessun modo vanno intaccate o bisogna non prendere in considerazione, però se posso permettermi, sicuramente quel tipo di trance che riesce eventualmente ad ottenere è una trance fisiologica e difficilmente, per quanto mi riguarda, poi ognuno è libero di credere ciò che vuole, serve per connettersi con altri mondi. Ciò non toglie che effettivamente poi ognuno è libero di avere l'impianto ideologico che più preferisce. Sicuramente non andrei da una medium per farmi fare una psicoterapia, questo no. Quindi bisogna naturalmente dare alla professione le giuste responsabilità, perché una cosa che ci tengo a dire è che esistono tante figure in una zona, no, di sfumatura che si occupano del mondo della mente, però non tutte si prendono le responsabilità che ci prendiamo noi in qualità di professionisti iscritti ad albi, con delle responsabilità etiche, legali e deontologiche che non sono indifferenti. Quindi grazie, io invito Paolo anche a badare bene su questo, d'accordo? Tra l'altro su questa cosa, anche qui piccolissima chiosa su questo, per quanto riguarda appunto l'autoipnosi e la medium, è anche interessante vedere come, per esempio, e parlo di questo proprio perché per esempio Carl Gustav Jung nella sua tesi sui cosiddetti fenomeni paranormali ha trattato proprio questo, nella dinamica della teoria dei complessi si possano proprio vedere in fase di attivazione del complesso per esempio dei fenomeni di natura pseudoipnotica, ovvero quando si dice che il complesso prende il sopravvento. Quindi anche qui si potrebbe poi parlare a lungo. Possiamo digredire quanto vogliamo. Esatto. Tutto qua. Va bene. Io vi ringrazio molto. Credo che ci sia qualche altra domanda o qualche altra riflessione da casa. Quindi vediamo subito appunto. Quali possono essere, e dopodiché ovviamente si chiuderà ringraziando tutti coloro che hanno partecipato. Sì, effettivamente sarebbe stato bello poterli vedere tutti di faccia. Non vedo l'ora che questo possa riaccadere più serenamente, ecco. Lo spero molto anch'io.
siamo un po' tutti, diciamo, ansiosi di riprendere, qualche volta anche un po' disorientati. Eh sì, è vero. Va bene. Allora, Io ne ringrazio tutti. approfitto, scusami Irene, proprio 2 secondi per Ci dire una cosa che mancherebbe. riguarda questo tipo di periodo in particolare. Effettivamente, già nel Trattato di Granone si parlava di come tramite medium, quale ad esempio la telefonata piuttosto che l'intervento satellitare, si potesse indurre a distanza l'ipnosi. Effettivamente, durante purtroppo questa pandemia, per forza di cose, abbiamo dovuto far fronte anche a questa esigenza con ottimi risultati, devo dire. Funziona, sì. Funziona molto bene Bene. ed è molto bello. Certo, ci stanno dei limiti che sono prevalentemente quelli tecnici, però è uno strumento che, ecco, è poliedrico e funziona anche a distanza, soprattutto per scopi terapeutici. Quindi mi raccomando, sappiate che in Italia l'utilizzo dell'ipnosi da palcoscenico è proibito, tassativamente proibito. Tant'è che chiamano gli ipnotisti spagnoli che non lo sanno, come è successo nel video con Iva Zanicchi, loro non lo sanno, quindi vengono, lo fanno e poi si rimangono in Spagna. I nostri non lo possono fare. Nel frattempo Irene, credo che si sia... Eccola, Eccola. ecco, sarà un attimo... No, No, ti sono eri qua. bloccata un secondo. Come? Ti eri bloccata un secondo, pensavo che ti fosse... Ogni tanto sì, mi blocco, ma io credo che sia qualcosa legato alla rete che ho, che non è in questo momento molto stabile. E niente, vedo che c'è qualcuno che scrive, ma non riesco a leggere. Deve essere forse Milena. Vediamo un po'. Sì, effettivamente Milena puntualizza quanto avevamo espresso anche prima. L'utilizzo dell'ipnosi è specifico per la professione, per le proprie mansioni, per le proprie competenze e non può essere utilizzato in modo inappropriato da nessuna figura sanitaria. Quindi ringrazio per la puntualizzazione perché è più che dovuto, più che necessario e più che doveroso. Certo. Allora, qual è il percorso per formarsi? Chiede Salvatore. Bene, allora, qui dipende, anche qui c'è sempre un dipende. Naturalmente mi dispiace, però me lo state chiedendo, io mi chiamo Granone, che cosa dirvi se non appunto che c'è proprio un corso sviluppato dalla Fondazione Granone, che tra l'altro si sposa perfettamente con l'istituto Eric Fromm, grazie al quale abbiamo anche improntato un percorso un pochino più ampio, soprattutto di perfezionamento rispetto all'utilizzo dell'ipnosi in ambito terapeutico. Quindi noi naturalmente consigliamo i nostri tipi di percorsi. Adesso non lo dico soltanto per vanto o per tirare l'acqua al nostro mulino, ma effettivamente molti degli articoli di giornale che si trovano anche recentemente e molti degli articoli che vengono pubblicati sui vari motori di ricerca, PubMed, PsychArticles e quant'altro, provengono appunto da ex iscritti al nostro percorso, al nostro È corso vero. di formazione. Quindi. È il corso di ipnosi in assoluto più, non solo più completo e più performante sul piano della preparazione, della competenza, però a parer mio anche più serio e più costruito intorno alle professioni sanitarie, naturalmente differenziando anche dei percorsi appunto che sono magari un po' più medici rispetto ad altri che sono un po' più psicologici, però comunque tenendo conto, tenendo di gran conto appunto il target di questa formazione, che è poi quello che va a replicare, diciamo, nel mondo, no? Il modello stesso, e che quindi deve informare di sé e della sua stessa preparazione
quella configurazione della realtà nella quale poi l'ipnosi ha un effetto anche a volte del sasso nello stagno, no? Perché ovviamente tutte le cose che noi facciamo nella psicoterapia o in tutte le attività, diciamo, controcarmiche, diciamo così, hanno un effetto non solo di aumentare la consapevolezza, ma di aumentare l'onda d'urto antientropica, no? Quindi, certo. No, non voglio portare il discorso su delle questioni energetiche per forza, però di fatto se noi andiamo a usare le cose in un certo modo, poi questo ha un effetto su altro e su altro e su altro ancora, è una ricaduta infinita e quindi un po' di responsabilità nella catena metabolica dobbiamo un po' averla. Certo, esatto. E questo lo dico soprattutto per i miei allievi e i miei tirocinanti collegati, ricordiamoci che la From e il CX sono grandi alleati nella formazione reciprocamente seria, reciprocamente di alto livello. Non è un portare l'acqua al proprio mulino, è semplicemente riconoscere quando si è, diciamo, è come essere nella Champions League e non si può far finta di essere invece quelli della parrocchia, cioè. grazie mille. È vero. Chiede Alice, però queste sono domande ora da fine serata. Non so se l'ho spiegato prima, ma come si capisce lo stato di trance? Però è bella specifica. Guarda Alice, sarò contentissimo di spiegartelo in un altro momento, però effettivamente anche lì durante il corso, e chi l'ha frequentato lo sa, c'è una lezione specifica esattamente solo su quello, perché poi sono anche delle cose evidenti, ma che richiedono allenamento e occhio clinico, come si suol dire. Quindi mi dispiace non potertelo dire subito, però sarò lieto di spiegartelo magari una volta che ci incontriamo a Torino, oppure a Prato, oppure a Padova. Bene. Allora, io saluto tutti, rinnovo un ringraziamento a Paolo Granè, da Roma. Grazie. Collegato da Roma, a Guido Rutili, collegato da Firenze. Un grazie di cuore a tutti i nostri amici, anche del CIX, Ennio Foppiani, ma anche di Re Salvatore di Gian Antonio e Milena, e a tutti coloro che comunque questa sera sono stati con noi. Ci vediamo il 28, se non erro, per un'altra puntata insieme, con appunto, abbiamo detto, Rocco Ianico Sawyer Pianini, il professor Sacco, anche per lavorare su degli aspetti, diciamo, diversi da quelli della psicoterapia, ma sempre poi collegati e legati al benessere in generale e quindi alla salute sempre dei nostri pazienti. Ancora grazie, buonasera a tutti e buonasera. Alla prossima. Buonasera a tutti, grazie ancora. A presto. Presto. Ciao a tutti.